che posto. Oggi giornata migliore, però ragazzi fa ancora veramente freddo. I nostri vicini sono ancora qui, ma noi ci spostiamo e torniamo giù a Palmer a fare un po' di commissioni e poi ci troviamo un altro posto. Ragazzi, è inutile dirvi che ci hanno svegliato le braci dei signori qua davanti, stanno cucinando il bacon. Che profumo, wow. Ci sono i cani che stanno impazzendo. Salutiamo i nostri vicini di campeggio, un campeggio parcheggio. E salutiamo anche queste bellissime montagne, wow, magnifiche. E riprendiamo la discesa adesso. Guarda qua che panorama oggi. Quello che ieri era una salita, oggi è una bella discesa. Una bella discesa, scaliamo subito i freni. Questa montagna qua a fianco sembra una macchia di leopardo, però vero. È proprio bella, anche in moto è divertente, bella bella. Siamo arrivati in un parcheggio dove siamo già stati, al Walmart. Dobbiamo comprare due cose e anche caricare i prossimi video, viceversa nada de nada. E questo è il primo Walmart che incontriamo dopo mesi ormai, dove effettivamente la connessione è quella standard, funziona bene. Ragazzi, mentre aspetto di caricare i video mi sto facendo un giro e ogni tanto noto delle cose che non so, forse non avevo mai visto in altri Walmart. Qui abbiamo una disponibilità di idropulitrici veramente impressionante, ma quella che mi ha stupito di più è questa, ragazzi, 3300 PSI, 2.4 galloni al minuto, 200 cc di cilindrata. Cioè, con questa è professional, cioè, tantissima roba. $300, pensate, a motore. Ma mentre io ero in ufficio a terminare gli upload, Lucia si è messa a cucinare. Si mangia e poi ci spostiamo, perché ormai si è fatta anche più che una certa. Una parecchia. Una parecchia. Il salmone è comprato fresco fresco, ma non è di qua. Il salmone arriva dall'Atlantico, quindi abbastanza lontano. Cioè, sembra incredibile, veramente. Siamo nella terra dei salmoni. O probabilmente perché qua se li pescano da soli, non so, sì. Quindi non c'è mercato, noi abbiamo idea. Vamos! Buon appetito! E poi dopo andiamo a ritirare un altro pacco. Sì. Il meteo è cambiato nuovamente. Spostiamoci, dobbiamo tornare dai nostri amici che hanno ricevuto l'ultimo pacco che aspettavo. E sono veramente molto contento di averlo ricevuto adesso, perché si prospetta una bella modifica. Beh, con il sole il panorama è tutta un'altra cosa. Si vedono queste montagne come se fossero qua. Dopo aver ritirato il nostro pacco andremo un po' più a sud, percorremo un pochino di strada, non tantissima, però ci infileremo in una delle penisole più accessibili e più belle qua dell'Alaska. Ragazzi, siamo arrivati, i nostri amici non ci sono, quindi ci hanno lasciato il pacco fuori dalla porta, ma noi torneremo perché dobbiamo ripassare di qua e staremo un po' insieme a loro. Vado a ritirare il pacco. Ta-da! I ragazzi di Street Parts ci hanno mandato una cosa. Sarà una bella modifica e
Devo ringraziare i ragazzi perché mi trovano sempre tutto quello che mi serve in pochissimo tempo e sono super contento di avere un contatto italiano per i ricambi, perché è una cosa fondamentale per noi. E tra l'altro io con loro parlo via WhatsApp, che per noi è veramente spettacolare. Cioè, con il fuso orario, essendo dall'altra parte del mondo, tanta roba. Vamos! La parte su cui stiamo per approcciare deve essere veramente bella. È un po' l'epicentro turistico dell'Alaska. Siamo arrivati alla periferia di Anchorage e adesso dobbiamo prendere la strada che va a Whittier. E una curiosità, adesso dobbiamo girare a sinistra su Gamble Street. Ci siamo trovati alla periferia di Anchorage dietro una curva, non c'era niente, a un certo punto sono spuntate fuori attività commerciali di tutti i tipi. È nella città più grande dell'Alaska. Non è la capitale, ma virtualmente lo è. Gamble Street è la prossima. Ah. Voglio fermarmi a fare una foto al Gamble Street. Ragazzi, guardate al Lucky Wishbone che fanno pollo fritto probabilmente. Cioè il drive-thru strapieno. Oh, deve essere buono il pollo fritto. Guarda lì. Sono magnifici questi drive-in, veramente. Sono proprio americani. Venditore di auto, anche questo molto americano. Vendono auto veramente come se piovesse. Qua è un attimo comprare una macchina. Vai lì e esci con la macchina. Qua un altro venditore di auto, vendono macchine un po' più di marca, c'è anche una Porsche. Il negozio che noleggia i camper, un altro venditore di auto. Gamble Street! Noi non ci fermeremo adesso a Anchorage, ci torneremo probabilmente, adesso è un po' presto per andare a visitare una città. Ragazzi, io ho sempre l'occhio un po' sulle attività artigianali. Questo è la prima volta che mi capita di vederlo così facilmente. Dove fanno alternatori e motorini d'avviamento rigenerati. Sembra che ho detto una banalità, ma per la politica delle spare parts statunitensi non è proprio così banale rifare un motorino d'avviamento e un alternatore. Interessante. Grandissimi spazi a tratti infiniti. Ci siamo fermati a far passare un po' di macchine e anche per vedere il panorama. Ragazzi, questo punto si chiama Beluga Point, probabilmente perché qui ci entrano le balene beluga. Ragazzi, qua c'è un po' di coda. C'è veramente un traffico pazzesco. Però questo ci fa notare quanta acqua scende un po' da ovunque. E nel frattempo il meteo è cambiato, adesso è tornato a fare un freddo pazzesco. Da qui è interessante che parte la Alieska Highway, nome russo di Alaska.
bivio. Anzi, stiamo per andare verso un tunnel assolutamente particolare. Io non ne ho mai visto un altro così, non ho mai attraversato nella vita. Bello lungo, con gli orari, e questa cosa ci ha fatto un po' rallentare, ma deve essere pazzesco anche solo questa esperienza. Questa strada, oltre a farci scoprire qualcosa della ferrovia molto particolare, ci fa passare anche di fianco a dei ghiacciai impressionanti. C'è il fiume qua di fianco, è turchese, proprio glaciale. As far as I can see. Che meteo che è arrivato all'improvviso! D'altronde stiamo viaggiando veramente tra i ghiacciai, una roba incredibile. Questo lago è formato da un ghiacciaio che c'è là dietro. Ragazzi, questo tunnel non solo è a senso unico, ma ci passa anche il treno. È una roba incredibile. È a pagamento ed ha gli orari, dato che è a senso unico. Dovremmo essere in tempo per passare. Hello? Why? No, it's an RV. But for what? The size? I have to pay 30. No, 13 dollar. Why 38 dollar? Ma for big for what? Ma non ha senso, cioè, dove c'è scritto la regola? Ah, 30! Ok, thank you. Line 3? Thank you. La ragazza ci aveva fatto un prezzo un po' alla messicana. Avevamo visto... Che siamo? Dovevamo pagare 13 dollari. Non so perché ci voleva far pagare 38. Abbiamo pagato 13. Ma detto questo, eccolo qua! Ci ha detto di metterci la linea 3. Cioè, abbiamo spaccato il minuto. Spaccato il minuto nonostante la contestazione sul prezzo. Poi ha chiamato. Come Messico, uguale. Comunque. Alaska, Messico e gli stesso. Cioè, la cosa incredibile è che facciamo la fila insieme al treno. Perché ognuno ha i suoi orari. Adesso non so se è il turno del treno. Pazzesco, ragazzi. Questo è un treno turistico a due piani. Cioè, c'è un botto di gente sopra, ci salutano tutti. Wow. Sta passando il treno, ragazzi. Deciso proprio. E tra l'altro parrebbe che questo sia il treno di una crociera, Princess Cruises. Ci sono anche dei camion in fila che adesso sono vuoti, probabilmente vanno a ritirare i container che arrivano via nave. Tra l'altro, noi questo tunnel dovremmo percorrerlo indietro, che non prenderemo il traghetto. Il biglietto vale andata e ritorno. Il nostro turno. Sono veramente incredibilmente emozionato. Nel frattempo è arrivato anche un bus, abbiamo scoperto che c'è la fila bus. No, che tunnel ci aspetta! Non ho mai visto un tunnel così, ragazzi. C'è il semaforo per il treno e guardate, entriamo insieme al treno praticamente. La strada è la ferrovia. Ragazzi, siamo al tunnel del Real de 14 in Alaska. Come Real de 14, solo che non ci passavamo. Diciamo che in questo tunnel però problemi di altezza zero, è altissimo, anche perché il treno che passa è a doppio piano. Sì, sono andati in altezza, non hanno risparmiato in altezza, fortunatamente. Stiamo per uscire. Uscì. Impressionante, è impressionante questo tunnel.
fossimo un treno andremo dritto. Non siamo un treno e giriamo. E là in fondo c'è anche l'area da crociera, in effetti. Nel frattempo, benvenuti a Whittier. Whittier, il gateway a Prince William Sound, dove le orche vengono a saltare. Qua organizzazione impeccabile, nonostante siamo in un luogo totalmente inaccessibile, ci può arrivare una nave da crociera, un treno. Posteggiamo qua il fiordo, proseguiamo, Whittier magari lo visiteremo domani. Vogliamo andare a cercare la fine di questa strada. Ci sono tutti i container che scaricano. Abbiamo imboccato questa strada, proprio l'ultima frontiera, e c'è scritto che questa strada non è mantenuta, di guidarci a proprio rischio e pericolo. In effetti si vede che non è mantenuta, guarda che buche. Ah! Ah! Non mantenuta. Ah! Aiuto! Mamma mia, che buca, ma questa manco nel deserto. Devastante! Cioè, questo qua mi deve far passare. Ah! La cova di smeraldo, la montagna viene giù, ragazzi, qua stiamo veramente andando verso l'estremo. Ragazzi, che panorama su Whittier qua. Bellissimo, ragazzi. Che carretera! Esta sa muy dañada! Che posto, ragazzi, per la notte. Speriamo che ci facciamo rimanere qua in fondo. Se superiamo le buche, il premio... Madonna! Ci sono dei buchi! Ah! Questo ruscello si chiamava Second Salmon Run, cioè la seconda risalita a montagna dei salmoni. Perché infatti ci hanno spiegato che ci sono tre ondate in cui i salmoni entrano nei fiumi. È grezzo, ma è spettacolare. Ci mettiamo in bolla e ci mettiamo qua. Siamo arrivati in questo posto spettacolare. Peccato che adesso piove, però ce lo godremo. Ma dato che fuori piove, cogliamo l'occasione per aprire il nostro pacco. Aprimo. È imballato veramente bene, ha fatto il giro del mondo. Tac, tac, e tada! Un alternatore sostitutivo, i ragazzi di Street Park mi hanno aiutato a trovarlo, ed è un alternatore di dimensioni identiche a quello che ho io, che è da 55 ampere a 24 volt, ma questo è da 85 ampere, quindi ci consentirà di aumentare non di poco la capacità e quindi eventualmente fare ulteriori ampliamenti sul sistema di ricarica. Noi l'alternatore lo utilizziamo pochissimo per ricaricare, però avercelo più performante quando serve comunque può servire. Identico a quello che ho io, fatta eccezione forse per una, solo una modifica che devo fare, miglioriamo ogni cosa che si può migliorare. Se funziona è una grande modifica. L'abbiamo trovato attraverso i codici MAN, però non è di serio sul nostro camion, quindi lo proveremo. Vamos! Ci sono anche le istruzioni di montaggio dell'alternatore, però vabbè, queste non dovrebbero servirci. Ragazzi, ha smesso un attimo di piovere e quindi usciamo prima di prepararci per la serata. Volevamo vedere bene dove ci eravamo parcheggiati perché è devastante, bellissimo proprio sto posto. È già abbastanza tardi, sono quasi le 8 di sera, ancora abbastanza chiaro. No vabbè, qualcosa di incredibile questo posto. Sembra finto. Il rumore delle barche, il vento, freddo incredibile, ma d'altronde là c'è un ghiacciaio, ragazzi. Bellissimo. Bene, e dopo questa uscita serale torniamo a casa e ci prepariamo per la serata. Oh, che mi hai chiuso fuori? There's a heavy weight you've been trying.
Ragazzi, abbiamo un orso che vuole provare a entrare in Torrentino. Questa non ce l'ho ancora capitata. È piccolo. Oh oh. Mi guarda. No, 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 no. Non ti arrampicare, non ti arrampicare, non ti posso dare da mangiare. È escluso che io ti dia da mangiare, ma non mi distruggere il camion. È in cerca di cibo, ma qua fuori non lo troverà. Ci siamo svegliati perché sentivamo dei rumori, mi sembrava qualcuno volesse scassinare il camion, invece era l'orso. No, 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 le gomme, no, non mi mordere le gomme. Vorrei mai, ma questo mi sa che i denti che c'ha se lo può bucare. E ora va. Si va a fare un giro. Oggi posso anche dire che un orso ha provato a mangiare le gomme del nostro camion. Vabbè, e dopo questa esperienza con l'orso che ci ha svegliato un po' prima del solito, facciamoci il caffè a questo punto e prepariamoci per una giornata che oggi sembra niente male. Da questo lato è un po' più nebbioso, in realtà è una nuvola molto bassa, ma dall'altro lato c'è un po' più di sole. Vediamo un po' oggi come si comporta il fotovoltaico, perché negli ultimi giorni è che sia stato bellissimo. Orso, andato via. Controlliamo bene, non si sa mai. Con molto dispiacere lasciamo questo posto. Proseguiamo il nostro viaggio verso sud in questa penisola e andiamo a scoprire altre cose. Bellissima giornata, così è previsto per i prossimi giorni. Sfruttiamola! Ho visto il nero lì, mi sono un attimo spaventato. Era l'orso, ma andiamo a vedere cosa ha combinato questo orso, perché ha mangiato anche la ruota. Ragazzi, qua gli ha dato una bella sgagnata. In quella parte mi preoccupava poco, però adesso sono un po' curioso di vedere anche di qua, visto che l'orso intanto è riuscito ad aprire lo sportellino. Fortunatamente non c'era niente, ma ha capito subito che non c'era roba da mangiare qua dentro, però l'ha aperto, ha infilato le unghie qua e ha fatto anche un po' di forza, ragazzi, cioè l'ha aperto veramente in un attimo. Ma le gomme, guardate qua, le gomme anche queste le ha tagliate un po', raga. Eh sì, ci ha giocato anche qua. Vabbè, su queste gomme ci devo ancora lavorare, però ci dobbiamo fare ancora un po' di strada per tornare negli Stati Uniti. Bene, vediamo cosa ci aspetta oggi. Stamattina saluto con piacere il parcheggio, tutto sassoso ma super ospitale. Il ghiacciaio laggiù in fondo che ci ha regalato dei panorami spettacolari. E soprattutto saluto l'orsacchiotto che ci ha fatto visita e ci ha sgagnato, smorzicchiato anche una gomma. Fai bravo, mi raccomando, non fregare i cestini dei turisti. Vamos! Procediamo in direzione sud ancora un pochino. Ciao ghiacciaio! Riattraversiamo il Salmon River. E adesso dobbiamo anche affrontare le buche e un po' di salita. Enorme, brutto, che c'è qui, apparteneva una volta all'esercito, è stato dismesso tantissimi anni fa ed è ancora qua. Era una struttura
omnicomprensiva. C'era dentro di tutto, da uffici a palestre, anche una sorta di residenza per le vacanze, cioè una roba particolare. E ricordiamoci che qua non c'era ancora la strada, quindi ci si arrivava solo con la barca. Qui c'è tutto, il museo, il gift shop, l'hotel e il negozio di alimentari. Qui ragazzi c'è quella roba che sembra una tromba, non si sa che roba è. Ma più che altro questa antenna, qualcuno di voi sa che antenna è? Attraversiamo la ferrovia e ci fermiamo un attimo dalla parte qua del porto di Witch. Allora, non è che ci aspettiamo che qua ci siano chissà quali tipo di attrazione, più che altro questo è un punto di arrivo, un punto di partenza. C'è la possibilità di fare certamente tanti tour, ci sono alcuni edifici anche abbastanza interessanti. Si sente un profumo di mare veramente buono. Ci sono le barche che escono, vedo un sacco di canne da pesca, ragazzi. Ci sono 8 canne da pesca appese lì dietro. Questo è il The Inn a Whittier, che sta proprio davanti alla centrale di telecomunicazioni, delle antenne pazzesche. Qui c'è un bel caffè. Qui c'è il vagone della guardia costiera, non so se è un corazzato, non so cosa servisse. Però ci hanno ricavato un balcone. Guarda qua. E qua io una cosa del genere non l'avevo mai vista. C'è il posto dove legare le carriole, che sono tutte uguali, però è interessante, non l'avevo mai notato, il deposito per le carriole. Ragazzi, anche questa io non l'avevo mai vista, vi giuro. Cioè, c'è il distributore automatico di ghiaccio, che paghi direttamente con la carta di credito e ti scarica le tonnellate di ghiaccio. 20 libbre, 2 sacchi, 8 dollari. Se no te ne puoi comprare uno a 4 dollari. Fa freschino decisamente. Mi sono messo una controfelpa, così, a strati, a cipolla. Il panorama è veramente magnifico anche su questo porto. Ci sono altri edifici veramente molto belli. Alcuni sono dei locali. Lì dietro c'è un locale che fa fish and chips. Cioè, guardate qua. Bellissimo. E noi l'altra sera eravamo là. E là dietro c'è il ghiacciaio che vedevamo benissimo. Da qui non si vede il ghiacciaio. Oh, mi piacciono molto anche le decorazioni su questi tavoli. E qua c'è un'interessante camminata su questo molo di legno AT. È un viewpoint. Tutto di legno, ragazzi. Tutto di legno. Qua si sta un po' a scollare. Cioè, guardate anche questo, quante canne da pesca c'ha. Ma come fai? Perché così tante? Come fai? Io non ci capisco niente, ragazzi. Ma perché una barca così piccola c'ha 10 canne da pesca? Cioè, sarà perché più ami, più mulinelli, più possibilità, insomma. Qua c'è da dire anche che le maree sono fortissime. Infatti noi siamo su un molo fisso che è altissimo. E là invece ci sono i moli che si muovono con la marea, sono galleggianti. Questo è un negozio di souvenir, ma cioè, credo che valga anche una foto. Guardate che particolare la decorazione. Praticamente il paese è finito, non è che ci sia molto di più. E voi direte, ma dove vivono le 200 persone che ci stanno tutto l'anno qua? Lì, in quel mega palazzo. Non stiamo scherzando. Quasi tutte le persone vivono in quel condominio.